Ciao a tutti! Oggi prepareremo la paella veloce. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: preparato per risotto di mare surgelato, piselli, peperone giallo, peperone rosso, aglio, peperoncino, olio, origano, polpa di pomodoro, acqua, dado bimbi, riso, zafferano, sale, pepe e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e il peperoncino e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio l'origano e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 3. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la salsa di pomodoro. L'acqua. Il dado. Chiudiamo con il coperchio e posizioniamo il varoma. E facciamo cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Togliamo momentaneamente il varoma. Aggiungiamo il riso, lo zafferano, il pepe, il sale, amalgamiamo con la spatola per smuovere bene i chicchi. Con il coperchio riposizioniamo il varoma e facciamo proseguire la cottura per 15 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità 1. Il pesce è cotto, anche i peperoni e i piselli sono cotti, versiamoli in una pirofila. Anche il riso è cotto, trasferiamolo nella pirofila con il pesce, i peperoni e i piselli, amalgamiamo bene e spolverizziamo con del prezzemolo tritato e serviamo. Paella veloce! Grazie e alla prossima ricetta!